In studio Giada Giaquinta. Ancora buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo della scomparsa del maestro Arturo Di Modica, autore della scultura simbolo di Wall Street. Aveva 80 anni, è morto ieri sera nella sua casa di Vittoria dopo una lunga malattia. La commissione straordinaria del Comune di Vittoria ha proclamato lutto cittadino. Lunedì alle 16 i funerali nella cattedrale di San Giovanni Battista. Si è spento ieri sera dopo una brutta malattia nella sua città dove tornava periodicamente. Arturo Di Modica aveva compiuto 80 anni il 26 gennaio. Ci troviamo dinanzi alla sua abitazione, una villa, museo, dove da questa mattina presto c'è un viavai di gente proprio per rendere l'ultimo saluto alla salma di Arturo Di Modica. Il grande scultore e autore del celebre Toro di Wall Street se n'è andato, lasciando sgomenta la comunità vittoriese e il mondo intero. Le sue opere continueranno a vivere, come anche i suoi sogni. L'ultimo suo grande progetto, che non ha fatto in tempo a portare a termine. Una coppia di cavalli in bronzo da 40 metri da posizionare sulle sponde del fiume Ipari, proprio nella sua terra natia. La sua città, dove da circa un anno si era trasferito e che non aveva più lasciato a causa della pandemia in atto e della malattia che lo aveva debilitato. Ma a New York, dove ha vissuto per oltre 40 anni, rimane l'impronta della sua attività artistica, la sua opera più celebre, proprio il Charging Bull, diventato il simbolo della città e della finanza. L'impresa che lo portò ad essere celebre tra i newyorkesi e lo consacrò, facendolo conoscere al pubblico internazionale. È stata dopo la caduta della borsa nell'87 che io ho deciso di fare il toro, perché il toro è il simbolo di Wall Street, del mercato sopra, e l'orso è quando il mercato va giù. E avevo questo piccolo toro, l'ho fatto anni prima, e l'ho sviluppato in un modellino più grande, l'ho cambiato dandogli un po' di più forza, più aggressività, e dopo ho incominciato a ingrandirlo per farlo la grandezza che ho, due volte e mezzo la grandezza naturale, 3,5 tonnellate. E di notte poi ho deciso di lasciarlo alla borsa, perché senza permesso, senza niente. Cioè, è stato nel dicembre dell'89, l'una di notte, eravamo 40 persone e siamo andati a lasciarlo proprio davanti alla porta di Wall Street con un truck e una gru, e abbiamo impiegato 5 minuti per lasciarlo, perché il giorno prima era andato là per vedere quanto tempo avevo e ho visto che la polizia passava ogni 6-7 minuti. Dico, ma ce la devo fare. L'indomani, quando abbiamo fatto l'attacco, si fa il giro col camion, si sta entrando là e c'è un grandissimo albero di Natale, che io non lo sapevo, è spuntato un albero di Natale. Dico, porca, ora dove lo metto? Dove lo metto? Dico, mettiamolo sotto l'albero di Natale, non più davanti alla porta. E l'ho scaricato sotto l'albero di Natale, perciò abbiamo rotto la bottiglia di champagne, qua là. In 5 minuti si è scaricato, il camion e la gru sono andati via, e quando è arrivata la polizia già era là, non potevo dire, questo è un pezzo che ho messo per regalo per la città di New York, per Natale, per un simbolo di prosperità per l'America. L'indomani mattina ho avuto front page in tutti i giornali, prime pagine in tutti i giornali. Io sono andato a mangiare, quando sono tornato là il toro non c'era più, cioè l'avevano fatto prendere e portato allo storage della polizia, al magazzino della polizia in Queens. L'ho cercato per 2 giorni il toro dov'era, ho saputo dov'era, ho pagato la multa, ho pagato il camion, il trasporto e tutto, perché mi hanno fatto pagare anche il trasporto a me. Un'altra volta, tramite un amico della Bolentina Association, Arturo Piccolo, che è un amico, abbiamo messo il toro dove si trova ora, sempre di notte, però dopo una settimana abbiamo avuto il permesso del Park Department di rimanere là per 6 mesi. Dopo 6 mesi hanno visto che il toro era acclamato, voluto da tutti, mi hanno dato un anno. Dopo un anno è rimasto là ed è rimasto un simbolo per l'America. In questo momento il feretro di Arturo Di Modica è giunto dinanzi al cancello per essere trasferito nella camera ardente allestita nel chiostro delle Grazie in Piazza del Popolo a Vittoria.
La commissione straordinaria del Comune di Vittoria ha proclamato il lutto cittadino. I funerali si terranno lunedì pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Giovanni Battista. Il geniale arguto artista, come ha dichiarato il commissario straordinario del Comune di Vittoria, Filippo Di Spensa, un uomo coraggioso e intraprendente che ha voluto anche imporre con estrema tenacia la sua arte universale. È stato un grande onore ed una grande emozione per me aver avuto la possibilità di conoscerlo e incontrarlo più volte nel corso di questo mio periodo a Vittoria. E sentiamo adesso il ricordo di quanti lo hanno conosciuto, le interviste di Veronica Puglisi. Giuseppe, qual è il ricordo di Arturo Di Modica? È un ricordo prezioso, un'affinità lavorativa ma anche umana, 4 anni di amicizia, pochi ma intensi. È andato via troppo presto, nonostante la sua non giovane età. Un'amicizia molto bella, intensa, breve, che mi ha dato tanto. Ricordo il caffè, l'aperitivo sempre nello stesso bar ogni fine settimana, le grandi discussioni, la sua voglia di non mollare mai, la sua determinazione, il suo folle genio lucido, così come lo chiamavo io, uno che mette un toro di quelle dimensioni nel centro di New York, evidentemente uno che ha un fegato eccezionale. La collaborazione con lui mi resterà sempre nel cuore, perché oltre ad essere una grande persona, un grandissimo artista, è stato un amico molto caro che mi ha chiesto di collaborare, me l'ha chiesto lui. Io dissi: ma cosa c'entra un pedagogista con un grande artista come te? C'entra per due motivi, mi rispose: primo, perché tu ami la città tanto quanto la amo io; secondo, perché anch'io nel mio piccolo faccio pedagogia, anch'io mi occupo di bulli, o meglio di tori, come appunto è successo. Allora abbiamo fatto diversi progetti che hanno avuto un buon consenso, abbiamo scosso le coscienze, perché è quello che bisogna fare. Come lo descrivi? Ma lo descrivo una persona schiva, una persona di grande volontà, di grande determinazione, un grandissimo artista. Questo non spetta a me dirlo, perché ci sono i tecnici, gli esperti che sanno molto, molto di più. Per me è stato un amico, un punto di riferimento, una persona con la quale si poteva dialogare di tutto. Mi ha raccontato le sue esperienze degli anni 70 negli Stati Uniti, la conoscenza di amici, di persone importanti come, non so, Mick Jagger dei Rolling Stones, e Bianca Jagger, che era la moglie negli anni 70 al mitico, alla mitica discoteca, lo studio 54 di New York, dove è nata proprio la disco music, le conoscenze con alcuni presidenti degli Stati Uniti e con tante persone di fama internazionale. Davvero una grandissima perdita per Vittoria, uno dei figli sicuramente migliori, purtroppo se ne va. Aveva anche un progetto per Vittoria che non è riuscito a portare a termine. Purtroppo non c'è riuscito, era un grande sogno quello di piazzare due cavalli enormi, due sue riproduzioni dentro la Valle dell'Ippari. Speriamo che la nuova amministrazione comunale possa portare a compimento questo suo grande sogno. Lei è un amico di Arturo? Ma amico siamo stati da sempre, amici di più, perché abbiamo tutti e due, lui ha fatto queste cose e anche io faccio lavori particolari, e quindi con lui dovevamo fare tante cose. Fino a 20 giorni fa sono venuto, però giù a lui non era in grado di poter discutere, e motivo per cui questo, la cosa è rimasta, e ora ancora io a lui dovevo domandare quello che voleva fare, perché ultimamente gliel'ho detto: Salvatore, dobbiamo fare, ma che devi fare? Si immagina che una volta stava male veramente, è arrivato un camion qua per fare questa strada che lui aveva stabilito, nel camion sapeva quanti metri quadrati ci doveva portare, è salito sul camion, ha misurato, si è litigato, ma chi te lo fa fare? Quindi era questo, Arturo era questo e ancora voleva fare. In prognosi riservata all'ospedale Guzzardi di Vittoria, il trentenne comisano rimasto coinvolto in un incidente stradale intorno alle 21 ieri sera alla zona industriale di Comiso. Il giovane, che viaggiava sulla propria auto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa dei politraumi riportati dal violento impatto. Si sospetta anche il coinvolgimento di un secondo mezzo e quindi di un potenziale pirata della strada. Continuano le indagini del commissariato di polizia di Comiso per ricostruire la dinamica del sinistro.
Compirà 100 anni il prossimo 18 settembre ed è la persona più anziana ad essere stata vaccinata anti-Covid in Sicilia, il signor Orazio Buonafede. A quasi 100 anni, il signor Orazio Buonafede è il più anziano in Sicilia tra la popolazione over 80 sottoposta oggi al vaccino anti-Covid. È stato vaccinato questa mattina all'ospedale Guzzardi di Vittoria, uno dei 5 centri individuati in provincia di Ragusa per la campagna vaccinale over 80. Sto bene, dice ai nostri microfoni, fornendo il racconto lucido della sua vita, i sacrifici di un tempo. Sono vissuto nei campi. Ho fatto il contadino, poi nel 56 ho comprato un fazzoletto di terra a Punta Secca, o meglio dire Torre di Mezzo, se non so se qualcuno di voi ci siete stati. Sì. Torre di Mezzo, ho comprato un fazzoletto di terra e da lì ho la mia situazione economica si è limitatamente sviluppata, cioè prima non conoscevo i soldi e poi ho avuto i soldi per comprare la casa, per me, per i miei figli, li ho sposati. Lei ne ricorda, le ha vissute le altre malattie come quelle di ora? Ah, malattia, ho avuto la malaria. Quando ero ragazzino, 10-11 anni, cose del genere, anzi 11 anni no, prima ancora, 8-9 anni ho avuto la malaria, perché allora le zone malariche erano tutte piene nel nostro territorio. Solo questa, poi di malattie non ho avuto mai niente. In questo momento mi sento benissimo, come era prima mi sento ora, non trovo niente di sbagliato. 6 mesi fa è mia stata compagna fedele per 76 anni e 3 mesi di matrimonio, signora. Mia moglie è morta, e mi ha lasciato 2 gioielli che sono le mie figliuole. A parlare della volontà del padre di sottoporsi al vaccino anti-Covid, la figlia Franca. Lo voleva fortemente, segue moltissimo la TV, per cui lui si aggiorna in tutto ed è da tanto che ci richiedeva quando è che devo fare il vaccino. Guarda, appena ha saputo che era disponibile per gli ultra ottantenne, subito andiamo a prenotare, e quindi è stato da sempre propenso a farlo. Dice: voglio arrivare ai 100 anni, mi disse, quindi il suo obiettivo è quello, arrivare ai 100 anni. È stato premiato 2-3 anni fa, non mi ricordo, per essere stato la persona più anziana frequentatore della biblioteca comunale, ma lui riesce a leggere, non esagero, dai 100 libri all'anno, perché c'è mio nipote che li va a prendere, tipo la borsa della spesa, 10-15, ma libri impegnativi, ha letto 3 volte I Promessi Sposi. Ad illustrare le modalità di vaccinazione over 80 in provincia di Ragusa il direttore sanitario dell'ASP7, Raffaele Elia. Oggi noi stiamo facendo sia gli ultra ottantenne, ma sia anche tutte le forze dell'ordine con AstraZeneca, quindi stiamo procedendo abbastanza bene. Ho visto in questi giorni tutti i punti vaccinali, sono come da normativa, con la sanificazione, con tutti i sacrosanti criteri per una buona e una corretta prassi igienica. Per quanto riguarda i ricoveri, sono un po' diminuiti, così come sono diminuiti anche il numero di Covid positive che sono a casa. 66 centri vaccinali coinvolti in Sicilia, a cui si aggiungeranno a partire dal 1 marzo le squadre sanitarie che effettueranno la vaccinazione a domicilio per i cittadini impossibilitati a raggiungere autonomamente i centri. La stima prevista dall'assessorato regionale alla salute è di circa 5.000 vaccini da effettuare al giorno per la sola popolazione over 80. Caso Vaccinopoli, l'assessore Razza commenta la sentenza del TAR.
La sentenza del TAR che non accoglie la richiesta dei cittadini che chiedevano la somministrazione della seconda dose Pfizer del vaccino anti-Covid-19 viene accolta con soddisfazione dalla Regione. Come si ricorderà, nei primi giorni di gennaio un centinaio di persone non aventi diritto avevano ottenuto in provincia di Ragusa, con modalità oggetto di indagine da parte dei NAS di Ragusa, la prima somministrazione del vaccino. Un caso che aveva creato scompiglio con epicentro Scicli, in cui la giornata del 6 di gennaio 150 persone circa si erano presentate dinanzi i locali dell'RSA dell'ospedale Busacca per richiedere il vaccino, e una volta terminate le dosi era successo questo. Ma almeno quelli che siamo qua dobbiamo lasciare. Non posso lasciare il modulo, signora. Ma oggi era per i sanitari, abbiamo fatto accogliere. Però vi devo ringraziare. Lei, signora, si è registrata. Lei si è prenotata, si è prenotata prima di lei. Stamattina è venuta la signora e mi diceva che si è prenotata. Per il presidente della Regione, Nello Musumeci, i non aventi diritto non meritavano la somministrazione della seconda dose e il richiamo di chi impropriamente aveva ottenuto il vaccino era stato bloccato. Il TAR, con sentenza, ha sostenuto la scelta del governo regionale, che oggi si esprime così. Sentenza ovviamente fa piacere, pur nella piena consapevolezza e nel rispetto di ogni cittadino, dei suoi diritti, dei propri interessi legittimi. Ma il presidente Musumeci ha chiesto una risposta di salute, di etica, di regole. Il TAR ha sostanzialmente detto che la nostra risposta è stata adeguata al momento che noi vivevamo. C'è anche la richiesta di una vaccinazione seria ed efficace tra le motivazioni alla base della protesta dei vigili del fuoco dell'USB di Catania. Sciopero di 4 ore ieri dei vigili del fuoco aderenti all'USB, un presidio davanti alla sede centrale di Catania scaturito dal tavolo di conciliazione che ha registrato un risultato negativo su tematiche di importante rilevanza. Il comando di Catania, dicono i vigili del fuoco, ha un'assegnazione di personale al di sotto dei numeri minimi, il 40% in meno a vario titolo, però spesso unità vengono assegnate in altre sedi della provincia e a Catania si arriva a meno di 128 unità, senza tenere conto della necessità di riclassificazione di tante sedi. In itinere c'è anche l'apertura del distaccamento di Palagonia. L'attuale stato di emergenza, poi, a causa della pandemia, ha visto l'impegno straordinario dei vigili in prima linea insieme a tutte le forze dello Stato, compresi medici e infermieri, ma il vaccino non viene somministrato a tutto il personale e lascia molteplici perplessità, dicono ancora gli esponenti dell'USB. Se vero è che i vaccini che vengono somministrati al corpo nazionale non sono efficaci al 100%, il dubbio ci nasce spontaneo. Noi, perché i vigili del fuoco sono un servizio essenziale e devono essere tutelati al 100%. Oltre a questo scioperiamo per le annose carenze di organico, per i mezzi di servizio che allo stato attuale ancora sono carenti, come le autoscale, le autogru. Perché il dispositivo di soccorso tecnico urgente a Catania tantissime volte va in difficoltà, perché siamo costretti a chiudere i distaccamenti per le carenze di organico. Oltre a questo, la formazione che sta ripartendo grazie alle denunce fatte alla Procura e alla Prefettura di Catania, finalmente si sta cominciando ad avere luce su questa benedetta formazione che era un danno economico professionale per tutti i vigili del fuoco. Questa giornata di sciopero la dedichiamo ai lavoratori, quei lavoratori che hanno un diritto di essere tutelati, tutelati anche a livello previdenziale. Con la nuova riapertura del contratto ci aspettiamo che venga messo nero su bianco quanto dovuto ai vigili del fuoco. Hanno fatto sentire la propria voce anche un gruppo di ristoratori del Ragusano che ha incontrato il governatore Musumeci nei giorni scorsi a Palermo per discutere della grave crisi economica. Al governatore la delegazione ha chiesto di bloccare delle somme e destinarle al comparto, ma è possibile solo trasferire qualche fondo da altri capitoli di bilancio perché manca una programmazione economica. La stessa delegazione 2 giorni fa ha incontrato la deputazione, la maggioranza ha chiesto contributi a fondo perduto e il trasferimento ai comuni di fondi per gli anni 2021-2022 per abolire TOSAP, TARI e IMU e aiuti economici per chi deve corrispondere il canone d'affitto, oltre ad agevolazioni per le start-up. All'opposizione è stato chiesto di vigilare sull'operato del governo e tra un mese i ristoratori incontreranno nuovamente la deputazione. E torniamo a parlare invece adesso della storia di Daniele, il papà di Zafferana, la cui figlia è affetta da una grave patologia. Qualche settimana fa aveva lanciato un appello attraverso il nostro telegiornale, ma purtroppo ancora nessuna offerta di lavoro. Qualche settimana fa, attraverso i microfoni di MTG, Daniele Marino, questo papà combattivo di Zafferana in provincia di Catania, aveva lanciato un appello, la ricerca di un posto di lavoro.
Purtroppo questo lavoro non è arrivato, ma Daniele non si arrende e così, insieme alla moglie Magda, ha deciso di avviare una raccolta fondi su GoFundMe. Solo 2.000 euro, ma sono 2.000 euro fondamentali per poter portare la figlia, nata con un solo rene, all'ospedale di Genova, perché lì possono essere garantite le cure migliori. Ecco perché Daniele lancia un nuovo appello, anche un semplice euro, ma questo euro può aiutare mia figlia ad avere l'assistenza adeguata. Noi qualche settimana fa abbiamo avviato una raccolta fondi su Facebook tramite la piattaforma GoFundMe. Diciamo che la cifra che è il nostro obiettivo, che ci aiuterebbe a salire, diciamo, il nostro viaggio verso Genova, è sui 2.000 euro. Però se arriviamo in un obiettivo almeno di 1.000, sarebbero, diciamo, anche un'ottima cosa, darebbero più speranza a mia figlia di salire sopra. Io rinnovo l'appello in merito, se c'è qualcuno, o diciamo anche con un euro ci dà la possibilità di fare questo viaggio, e più che altro è per i controlli più specifici su mia figlia, dato che è nata con una malformazione congenita. Cioè, i casi sono molti di questa malformazione, però c'è da precisare che con questo tipo di malformazione sì, severo, si può vivere, però il secondo rene, quello superstite, non deve essere già compromesso, quello che purtroppo mia figlia. Questa raccolta fondi viene fatta su GoFundMe, ma si può aiutarvi in tanti modi. La raccolta fondi è su una piattaforma, diciamo, ufficiale. Poi, se chi non riesce e ci vuole dare una mano, mi può contattare anche privatamente dando il mio numero di carta postapay. Ogni piccolo dono per noi è, diciamo, una cosa preziosa. Come mi possono contattare le persone? Sul nostro profilo Facebook, tramite Messenger, o Magda Daniele, tutto attaccato. Vedono come immagine del profilo dove ci sono io, mia moglie e i miei bambini. Adesso la pubblicità, tra poco. È finalmente tornato a casa Luca Porcelli, il pozzallese marittimo rimasto bloccato a largo della Cina. Con lui è anche rientrato il siciliano Alessio Aliberti. Questa mattina Porcelli è stato ricevuto dal sindaco. Tanta emozione, ero molto felice ovviamente non appena sono arrivato a casa, sono scese delle lacrime. Con la voce rotta dall'emozione e con gli occhi lucidi ci racconta la fine di un incubo e il rientro a casa. Una normalità ritrovata dopo oltre un anno in cui è rimasto bloccato a largo di Wangwa, nord-est della Cina. Hai avuto modo di pensare a quello che volevi fare per i progetti, anche mangiare qualcosa in particolare? Ho mangiato la parmigiana che mi era stata promessa. L'ho assaggiata, diciamo, e oggi continuerò. E domani è il compleanno di mio figlio, che è la cosa più importante al di là di tutto, è mio figlio, e quindi se è felice mio figlio, sono felice io. Luca Porcelli ci racconta dei momenti difficili, alternati a momenti in cui la speranza si faceva più viva e momenti in cui ci si faceva forza a vicenda e non c'erano più gradi e ruoli. Abbiamo preso un carico in Australia e siamo andati in Cina a scaricare. Abbiamo cominciato a considerare l'ipotesi che saremmo rimasti molto per lungo tempo a giugno, quando siamo arrivati, quando l'agenzia locale ha cominciato a parlare di 15 giorni, 20 giorni di attesa. Di là abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, abbiamo scoperto che c'erano dei problemi tra la Cina e l'Australia. Cosa ti dava la forza di resistere e di sperare? E abbiamo affrontato ogni singolo problema, anche personale, tutti insieme. Il marittimo pozzallese è stato ricevuto questa mattina dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, insieme all'assessore Alessandra Azzarelli e al consigliere Francesco Giannone. Luca Porcelli non sa ancora quando rientrerà in mare, al momento intende prendersi una lunga pausa e sostenere gli esami per diventare primo ufficiale di macchine. Quando tornerò a bordo non lo so, perché prenderò un lungo periodo di riposo. Non so quantificare quanto, ma sicuramente non meno di 6 mesi, 8 mesi. A bordo, tra gli altri, un altro siciliano, il messinese Alessio Aliberti. Sono tornato a casa finalmente, come puoi vedere sono nella mia Messina, felicissimo di essere tornato.
Luca, Alessio e gli altri marittimi dello stesso mercantile non sono i soli. Il sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna intende lanciare un messaggio affinché non vengano dimenticati. Volevo fare anche un messaggio un po' al governo italiano, che è quello di tutelare nel migliore dei modi possibili questa categoria. I marittimi non possono organizzarsi in un'associazione, in un sindacato. Io ho chiesto un mese fa che i marittimi fossero una categoria da privilegiare e da mettere fra i primi posti per la vaccinazione contro il Covid, che sono dei giovani, dei marittimi che girano in tutte le parti del mondo e che non hanno nessun tipo di tutela. Cartelle pazze al comune di Pachino. Arrivano cartelle con importi superiori anche ai 10.000 euro ai cittadini di Pachino. Sono le richieste di pagamento dell'IMU e della Tari. In città è esploso il malcontento, tant'è che l'Ordine dei Commercialisti ha presentato un esposto in procura, fino anche all'ANAC, l'Associazione Nazionale Anticorruzione, per denunciare le gravi irregolarità nella gestione del servizio di accertamento e riscossione. Sono stati segnalati errori, anche di notevole entità, hanno dichiarato i commercialisti, da parte dell'ufficio tributi e della società di riscossione AEG S.P.A. alla quale è stato affidato il servizio dalla commissione prefettizia tramite la centrale unica di committenza. L'ordine dei commercialisti e la commissione del comune ha chiesto l'adozione di un provvedimento urgente d'annullamento di tutti gli avvisi già notificati, compresi quelli per i quali già sono decorsi i termini per l'opposizione, la risoluzione immediata del rapporto contrattuale con l'ente gestore AEG Riscossione S.P.A. per grave inadempimento e il ripristino dell'ufficio tributi con personale adeguato aperto tutti i giorni, uno sportello dedicato per i dottori commercialisti e altri professionisti per l'urgente trattazione delle istanze di revisione e autotutela. Il commissario straordinario del comune di Pachino, Carmelo Musolino, ha sì confermato che sono emersi degli errori, che spesso sono fisiologici, ma ha anche considerato la grave evasione tributaria dei cittadini di Pachino che si registra da almeno 10 anni. La commissione sta valutando le eventuali responsabilità se dall'ufficio tributi nella registrazione della banca dati o se dall'azienda di riscossione. Ove se emergeranno in quest'ultimo caso delle evidenti e comprovati inadempimenti, il comune potrà valutare di rescindere il contratto con l'azienda. Rientra nella possibilità dei contribuenti l'agevolazione del pagamento a rate dopo la corretta valutazione dell'importo da pagare. È stato messo a disposizione degli utenti uno sportello dedicato, così come hanno chiesto i commercialisti che hanno incontrato nei giorni scorsi la commissione, dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 18 su appuntamento. In un'ottica di leale collaborazione con i contribuenti, si legge nell'avviso, si provvederà ad esaminare tutte le posizioni che presentano anomalie, cioè anche oltre il termine dei 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. Non intendiamo mettere le mani in tasca a nessuno, ha chiarito il commissario Musolino, ma la regolare e corretta riscossione dei tributi rientra in un regime di legalità che in città deve essere ripristinato. È l'hostess più famosa d'Italia, con centinaia di migliaia di follower. Laura D'Amore si racconta a MTG. Conta più di 777.000 follower su Instagram, molto seguita, i suoi consigli di moda sono apprezzatissimi, ma non è la classica influencer. È Laura D'Amore, una hostess pugliese che ama profondamente la Sicilia e che ha scelto per viverci, spinta anche dall'amore per il suo fidanzato che è catanese. Laura è stata definita l'hostess più bella d'Italia e la più cliccata. L'abbiamo incontrata per capire meglio come concilia la carriera da assistente di volo con quella da influencer. Questo è quello che ci ha raccontato, partendo dal fatto che la Sicilia l'ha davvero conquistata. La Sicilia mi ha accolta. Come nasce la tua passione per la moda? Diciamo che comunque sin da piccola mi è sempre piaciuto vestirmi bene, poi ho partecipato anche a dei concorsi quando ero un po' più piccola, ero diciamo avevo 16 anni, 15 anni, quindi un po' questa cosa me la sono portata nel tempo fino a quando poi è sfociato diciamo in questo mio secondo lavoro, se così lo possiamo definire, questo qua di Instagram, questo mondo virtuale, ecco. Però sono sempre stata un amante dei gioielli, un po' come tutte le ragazze, un po' come tutte le donne che comunque amano vestirsi bene, diciamo un po' anche la propria femminilità, diciamo,
far trasparire, ecco, la propria femminilità, quindi è una cosa che mi porto da sempre, un po' di vanitas, diciamo, che a volte non fa male. Come riesci a conciliare la tua carriera da hostess e la passione appunto per la moda? Perché comunque bisogna essere sempre presenti sui social, come hai detto tu, è diventato ormai un lavoro, potremmo definirlo così. Considerando ovviamente i turni che mi bloccano fuori alcuni giorni, diciamo che durante il tempo libero tendo a concentrare un po' tutto il resto della vita che conduco su Instagram, quindi servizi fotografici o anche delle dirette o qualcosa del genere, quindi cerco di sommare tutte queste cose durante il tempo libero, e ovviamente a volte è tanto, altre volte è un po' meno, quindi bisogna anche un attimo organizzarsi. Che progetti hai in cantiere allora? Si parla anche di un film? Sì, è ancora un po' così nell'etere questa situazione, perché per via appunto del Covid si sono un po' allungati i tempi, però in ogni caso sì, c'è la possibilità di voler, c'è comunque anche la voglia di voler fare questo film. Poi anche con la mia agenzia ci sono altri programmi nell'ambito televisivo che stiamo portando avanti e spero che si possano concretizzare anche il prima possibile. Ma nel tuo futuro vedi la carriera da hostess o quella di attrice e influencer? Considera che mi è sempre piaciuto fare l'assistente di volo sin da piccola, quindi è un sogno a cui non vorrei rinunciare facilmente, quindi credo che comunque continuerò a fare sempre l'assistente di volo, e poi permettendo vorrei anche continuare nell'ambito della televisione o comunque all'interno dei social, quindi diciamo creare queste due strade parallele, finché posso vorrei tenerle entrambe sinceramente, anche perché comunque uno è un lavoro che porto, cioè che conduco da 14 anni quasi, quindi quello dell'assistente di volo. Quest'altro invece dell'influencer è nato un po' negli ultimi anni, quindi è sempre in via di sviluppo, ecco. Invece quell'altro lavoro comunque è un lavoro consolidato, mi ha portato anche una crescita professionale e mi piacerebbe continuare nel tempo. Questo lavoro da influencer come è nato? Come perlomeno ha avuto il successo che poi registriamo oggi? Ma è nato un po' per caso in realtà, perché comunque avevo aperto l'account Instagram circa 2 anni fa e ho cominciato a postare delle fotografie della mia vita quotidiana, dei selfie, magari al bar, in costume anche, e da lì alcuni brand mi hanno cominciato a notare e mi hanno contattato per delle sponsorizzazioni. Poi sai, magari lavorando con dei brand diventano le fotografie un po' più virali e questa cosa mi ha portato quindi ad una crescita esponenziale, se così la possiamo definire, fino ad essere considerata appunto l'assistente di volo più seguita sui social, su alcuni giornali che ne hanno parlato comunque anche recentemente, ed è una bella soddisfazione, diciamo, sono contenta di questo percorso, ecco, che sto affrontando e spero che possa comunque essere sempre migliore. E parliamo adesso di sport, appuntamento con il basket maschile. Domani sera la Virtus Club Ragusa sfiderà sul parquet del Palapadua la squadra Green Basket Palermo. La partita sarà trasmessa in diretta su Video Mediterraneo dalle 19, canali 11 e 511 in Full HD. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.